Ciao, sono Paola Bernardotto, fondatrice di Etto Mio. 9 anni fa avevo sonno, molto sonno. Sì, perché contrariamente a quanto mi ero sempre immaginata, il mio bimbo non dormiva, o meglio, si svegliava continuamente e rifiutava di stare nel classico lettino che come tutti avevamo comprato per lui. Assieme al mio compagno iniziai ad informarmi, leggere e parlare con molti altri genitori, avvicinandomi in modo spontaneo alla filosofia montessoriana e alla disciplina dolce. Ci eravamo resi conto che era opportuno cambiare le regole del gioco, del come si era sempre fatto, e trovare il nostro personale stile educativo. Anche perché desideravamo sì far dormire il nostro bambino, ma volevamo anche che il momento della nanna diventasse un'occasione di condivisione e rispetto e che fosse lo stimolo per una relazione empatica tra adulti e bambini, che fosse un momento per trasferire dei valori positivi. Iniziò la ricerca del letto giusto per noi, ma trovavo solo proposte di prodotti che non durano e spingono ad acquisti ripetuti, a una continua sostituzione, un approccio usa e getta su cui proprio non mi trovavo. Non lo sapevo, ma dai dati risulta che la maggior parte dei rifiuti ingombranti che arrivano in discarica sono mobili e che molti di essi sono progettati per durare non più di 5 anni. Lo chiamano fast furniture ed è un modello culturale profondamente sbagliato. Così decisi di progettare un concetto di letto diverso e lo feci realizzare da un esperto artigiano. Ancora non lo sapevo, ma era nato Etto Mio. E il nome fu deciso proprio da Giuliano, il mio primo bimbo, che appena visto il suo nuovo letto, decise di chiamare così quel suo posto speciale. Etto Mio. L'idea imprenditoriale nasce come esperimento, quando in maternità del secondo bimbo decisi di condividere attraverso una presenza digitale molto semplice la mia esperienza e la mia storia, presentando quell'unico modello di letto. L'idea era validata. Etto Mio piaceva e io condividevo con molti questo approccio di ricerca di un arredo giusto, un arredo che innovasse le scelte di consumo rispettando valori ed esigenze di genitori attenti e rispettando e valorizzando il contributo di tutta la catena del valore. Etto Mio approccia un settore tradizionale come l'arredo, ma lo fa in modo innovativo e contemporaneo. Ho scelto di lavorare con filiera corta, materiali certificati, creando un distretto produttivo di artigiani che vengono remunerati correttamente e con cui condividere un codice etico. Ho scelto di realizzare oggetti di design che non sono solo commodities, sono prodotti dal forte valore intrinseco e fatti per durare. Tutti i prodotti seguono la crescita del bambino, modificandosi con un approccio zero waste. Sono progettati assieme a istituti universitari, a giovani designer e soprattutto da chi davvero ogni giorno vive la relazione con i propri bimbi. Io per prima, che di bimbi nel frattempo ne ho 3. E posso dire con orgoglio, Etto Mio, grazie a questo modello di coprogettazione, ha vinto 2 prestigiosi premi di design, la Design Award nel 2019 e l'Archi Products Design Award nel 2022. Abbiamo una forte presenza digitale basata sul nostro e-shop. Grazie a questo modello abbiamo una relazione diretta con altri genitori che scelgono di rompere la tradizione verso una nuova consapevolezza, ma anche un catalogo usato da interior designer e architetti per progetti residenziali premium. Vi ho raccontato Etto Mio, ma facendolo vi ho parlato molto anche di me. In Etto Mio ho riversato la mia visione del mondo e la mia voglia di lasciarlo un po' migliore di come l'ho trovato, attraverso le scelte di consumo e i modelli culturali con i quali educhiamo i nostri figli fin da piccoli. Etto Mio, così faccio io.